Ma buongiorno a tutti! Questo video lo voglio fare perché dopo l'ultima esperienza pensavo potesse interessare anche a voi affrontare, diciamo, e capire le differenze. Le differenze di cosa? Le differenze di effettuare un viaggio diciamo in bikepacking, definiamolo così, con una bici da corsa come questa, diciamo più o meno, o una gravel come questa. Le maggiori differenze che ho riscontrato io nelle mie due esperienze, sicuramente se volete affrontare un viaggio con una bici da corsa, avete il modo di essere, diciamo, più veloci sotto un certo punto di vista, perché chiaramente se ci mettiamo anche carichi, considerate sempre di avere circa quei 10-15 kg in più, poi a discrezione di ognuno di voi. Chiaramente con una bici da corsa si è più veloci, si è più scorrevoli, se ci mettiamo sul dritto, ottenere i 30 km orari è molto più facile. E sicuramente il vantaggio che ho riscontrato è quello. Il conto succede che quando siamo a creare una traccia non possiamo prendere in considerazione nulla al di fuori che strade asfaltate o comunque strade cementate, lastricate, situazioni piatte perché ovviamente possiamo andare a modificare quello che sono gli pneumatici, però abbiamo le mani molto legate a riguardo. L'ultima esperienza fatta con la gravel sicuramente ha frenato un po' quello che è la velocità, perché almeno per quanto mi riguarda ho avuto situazioni in cui viaggiavo anche a 15 km orari e non sto parlando di salite, premesso che non sono un atleta, sono un viaggiatore lento, molto lento, e sicuramente per quanto riguarda la velocità lì ho visto grosse differenze. In discesa no, perché sulle parti scorrevoli, veloci o molto veloci no, uguale. Ho accusato qualcosina in più sulle salite, non tanto quelle smosse, quelle di ghiaia, ma quelle proprio asfaltate. Lì chiaramente ho accusato un po' di più, ma si parla sempre di cose minime. Chiaramente non siamo a fare la maratona, non siamo a fare la gara, siamo a fare una pedalata dove ci stiamo divertendo, stiamo godendo il paesaggio, stiamo, che ne so, facendo nel mio caso due foto e quant'altro. Quindi ecco, questa differenza, questa pecca, diciamo, l'ho accusata sì fino a un certo punto, ma il rovescio della medaglia qual è? Il rovescio della medaglia, a mio avviso, è che con una gravel non abbiamo alcun limite di strade, di fondi, percorsi, come avrete visto sul canale nel video in Slovenia. Fantastico, perché strade sterrate, ghiaia, cioè è stata davvero una differenza molto molto positiva, molto positiva. Ero, diciamo, sotto un certo aspetto anche molto più tranquillo. Va bene, premesso che quest'anno sono partito con un lucchetto, l'anno scorso non avevo manco quello, però quest'anno ero molto più rilassato, mi sono concesso di andare a un supermercato, se mi fermavo, nel video non c'è, ma se mi fermavo in un bar, cioè ero molto molto più tranquillo, ecco. Chiaramente stiamo parlando che col senno del poi, al secondo viaggio, al terzo viaggio, al quarto viaggio, sono tutti dinamismi che vengono molto più tranquillamente. Considerazioni finali basate solo ed esclusivamente sulla mia esperienza, sulla mia piccola esperienza, perché di viaggi, se possiamo definirli tali, l'anno scorso di 4 giorni, quest'anno di 3,
stiamo confrontando queste due situazioni. Poi nel 2024, se mi seguirete, ci saranno sicuramente tante altre esperienze dove potremo anche andare a riaggiornare quello che è questa chiacchierata. Le considerazioni finali, la differenza tra queste due, road e gravel, in questo momento mi sento di dire, se siete indecisi su come iniziare, magari siete a fronte di un acquisto, state valutando una bici nuova, una bici usata, cose di questo genere, io personalmente vi consiglierei di andare sulla gravel, anche perché comunque parlando degli pneumatici ancora, come detto prima, sulla road non è che avete tanto margine, cioè, si può fare qualcosina, ma il passaggio, diciamo, dove passano le gomme è molto limitato. Sulla gravel potete tranquillamente quasi montare anche una ruota da strada, nessuno ve lo vieta, ma avete la possibilità di allargare e mettere in certe bici, in certi telai, addirittura anche gomme da mountain, quindi capite che anche da quel punto di vista lì c'è massima versatilità. Quindi mi sento proprio di consigliarvi di affrontare questi viaggi brevi, perché comunque 3-4 giorni, non stiamo parlando di viaggi lunghissimi. Il consiglio appunto è andare su una gravel. Andare su una gravel per quello che vi ho detto fino ad ora. Poi chiaramente ognuno non è che è un video promozionale, non è che è un video quello che dico io è giusto, no, è un video pur parler. Facciamo finta di essere seduti al bar a raccontarci quattro parole. Non serve andare a prendere allestimenti stratosferici, cose all'ultimo grido, top di gamma. Per quanto mi riguarda, per l'esperienza che ho fatto io, come avete visto, la gravel che ho quest'anno è una gravel in alluminio, sì, è altamente scorrevole, perché devo dire sono rimasto basito. Ho sempre avuto nella mia esperienza bici in carbonio e devo dire che il discorso alluminio-carbonio in questo caso proprio, non voglio dirvi che non sento la differenza perché sarei un po' troppo estremo, però si è comportata egregiamente. E appunto, toccando l'argomento alluminio e sottolineando il discorso che non servono allestimenti all'ultimo grido, col mercato che c'è adesso avete ampio margine senza dover investire chissà quanti euro o chissà quanti dollari, adesso voglio esagerare tra virgolette, e avete una scelta fantastica. Nello specifico, la bici che ho io viaggia dai 1.700-2.200 più o meno in base agli investimenti, adesso così ora i prezzi così un po' a memoria, e come la mia anche tanti altri brand, capite che in quella fascia di prezzo la scelta è molto ampia. Detto ciò, ragazzi, anche se breve, spero che questo video possa essere stato d'aiuto, possa aver colmato qualche lacuna sull'esperienza vissuta, nel senso, non nell'esperienza, non è che siamo qua seduti a parlare di cose che non esistono. Come potete verificare, le esperienze sono state fatte, entrambi fantastiche, perché nel momento in cui prendiamo la bicicletta e partiamo alla scoperta, secondo me, non dico col triciclo, ma con qualsiasi mezzo, è bellissimo, un'avventura fantastica. Spero appunto di essere stato d'aiuto a qualcuno. Se avete qualsiasi domanda che ho dimenticato di esporre, non esitate qua nei commenti a lasciare qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio. Io rispondo veramente a tutti, se non subito, nell'arco di pochi giorni rispondo a tutti. Vi ringrazio per la visione di questo video, restate connessi perché sta partendo la stagione, ci sarà tanto tanto da vedere
e alla prossima. Ciao belli!